Footbox. 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 In scena a Castelli, dopo un'interruzione di 6 anni, il Festival della Storia dell'Arte, evento unico nel panorama nazionale che ha radunato dal 19 al 26 agosto appassionati d'arte e cultura da ogni parte d'Italia. Nel Borgo della Ceramica, in una piazza Roma gremita di pubblico, il 19 agosto, si è tenuta a battesimo del Festival la lezione d'arte di Vittorio Sgarbi, padrino della quarta edizione. Quando sono diventato assessore Urbino avevo pensato di fare il Festival della Storia dell'Arte. Poi ho scoperto a Atri, arrivando questo Carlo Marx di Castelli, che era già stato pensato da voi, quindi mi sembra che sia la cosa più logica. Ce n'è uno, mi pare, a Fontainebleau in Francia. E in Italia il problema è che gli storici dell'arte sono talmente noiosi e sono talmente degli stupidi testa di cazzo che prepotenti e arroganti che dovrebbero fare un festival soltanto con me, perché altrimenti vengono qua dei noiosissimi con loro. Quindi questo lo dico perché quando poi ho pensato a mettere in piedi questo festival ho visto tutti questi universitari, questi che hanno raccolto firme contro di me, delle persone che non hanno mai fatto niente veramente per difendere questo paese dalla violenza contro il paesaggio, che però fanno i loro studioli. Per cui forse, qui naturalmente sarà bellissimo quello di Castelli, ma il rischio è una dottrina autoreferenziale di una serie di universitari che raccontano soltanto le cose che sono nel loro interesse, per cui forse questo è il rischio. Per la verità, persone che invece fanno conferenze ampie e luminose per far capire le cose, probabilmente non sono tanti, e quindi voi avete scelto un percorso impervio e mi auguro che quelli che si sono invitati e verranno a parlare siano capaci di essere illuminanti e di chiarire molti problemi della storia dell'arte. Insomma. Il noto critico d'arte ha incantato i numerosi presenti con la presentazione del terzo volume della sua raccolta, I tesori d'Italia, con la disamina di un secolo d'arte, da Michelangelo a Caravaggio. Il Festival di Storia dell'Arte, che tu forse non sai, noi siamo qui, proprio questo signore che è con me, me ne parlò per importare in Italia il Festival di Fontainebleau. E quindi voi avete anticipato quella che era una possibilità o un'ipotesi di un programma che io avevo in mente. Il problema, come dico, è che voi fate una cosa giusta, che l'Italia è piena di luoghi che meritano di essere conosciuti, che alcuni li vengono a vedere e ne raccontano in maniera molto efficace e molto seduttiva, ma il mondo accademico è un mondo che spesso non ha la capacità di far appassionare rispetto ai luoghi. Quindi il tema è che un convegno o un festival di storia dell'arte è fatto ed è rappresentato da figure che non mi sembrano sempre capaci di appassionare, quindi da questo che dicevo. Per il resto è evidente che in ogni luogo ci sono cose meravigliose e qualcuno che arriva e le conosce le trae giovamento e può anche raccontarlo. In questo caso è il viaggiatore. Il viaggiatore forse sarebbe bene fare un festival dei viaggiatori d'arte, più ancora che di critici d'arte o... Però insomma, vediamo poi come va questo. Io sono venuto qui, non è che ho conoscenza del piano e del taglio. Il rischio della noia è altissimo. Ci vorrebbero più Sgarbi? Io credo proprio di sì. Però io ormai sono in fin di vita, quindi mi restano pochi anni da vivere. Noi anziani dobbiamo soltanto... Tu anziano, io. Erano anni che a Castelli non si vedeva una piazza così piena, ha dichiarato Rinaldo Seca, sindaco di Castelli. Il festival, unico in Italia, è tornato dopo 6 anni di assenza e abbiamo intenzione di farlo crescere. 6 serate, tutte legate da un unico fil rouge, che è quello dell'arte. Quindi ogni serata avrà un tema specifico.
per diciamo mettere in mostra tutto il mondo dell'arte sotto tutti gli aspetti, soprattutto quella figurativa ma anche gastronomica, e anche l'arte come strumento di integrazione, perché nella seconda giornata ci sarà la possibilità per bambini disabili, per migranti, di cimentarsi con, insomma, con l'argilla, produrre degli utensili in ceramica, quindi anche l'arte come strumento di integrazione. Questa è la quarta edizione, c'è stata un'interruzione di 6 anni perché insomma, diciamo, amministrazioni avevano delle vedute diverse. Noi orgogliosamente l'abbiamo riproposto perché abbiamo un importante primato. Questo festival della storia dell'arte è l'unico in Italia e quindi diciamo ci mette al pari di un festival come quello di Modena per la letteratura, della filosofia, quindi insomma tanti altri festival importanti, perché Castelli è la patria della ceramica conosciuta in Italia e nel mondo, e quindi è giusto che questa caratteristica venga fuori fortemente. Castelli è conosciuta in tutto il mondo perché le ceramiche di Castelli sono presenti nei più importanti musei del mondo: l'Ermitage di San Pietroburgo, il British di Londra, il Metropolitan New York, quindi in tutto il mondo c'è la ceramica di Castelli. Paradossalmente parlando, oggi, per il problema della crisi economica, poi aggravata anche dal terremoto che ha creato molti problemi, oggi questo settore dell'artigianato, ma in particolar modo dell'artigianato artistico, è in forte difficoltà. Quindi speriamo che questa iniziativa, questa manifestazione possa rilanciare Castelli nel suo complesso. Si tratta dell'unico festival dedicato alla storia dell'arte in Italia, sottolinea Nino Di Simone, scultore castellano, ideatore della manifestazione, che si presenta per la quarta edizione con un calendario fitto di eventi per inneggiare all'arte in ogni sua forma, figurativa innanzitutto, tutto, poi cinematografica, letteraria, musicale e gastronomica. Castelli aveva bisogno di un rilancio enorme. L'amministrazione di allora, di Concesso Di Flavio, insieme inventammo questa, ci imbarcammo in questa avventura. E l'abbiamo perseguita anche in momenti difficili, del terremoto del 2009 e anche del 2010. Poi a Castelli ci sono stati altri terremoti che per 6 anni non hanno consentito di farla. Ora, questa amministrazione guidata da Rinaldo Seca ha ritenuto opportuno, a mio avviso giustamente, di riportarla, perché per quanto riguarda la storia dell'arte è l'unica in Italia e ci avvicina ai grossi festival della filosofia a Modena, della letteratura a Mantova. Pensi un po' che il Festival della Storia dell'Arte esiste oltre Alpe solamente a sud di Parigi, a Fontainebleau, con cui chiederò al sindaco di poterci gemellare. Perché si è scelto proprio di parlare in questo festival di storia dell'arte? Perché Castelli è imbevuta di arte, già dal 400, 500, 600, ma già dalla presenza dei Benedettini a Castelli. Ora te labora e credo che sia, io non sono uno storico, ma credo che sia veramente l'ABC poi, perché ha portato a una ceramica così compiuta e definita che nel 6 e 700 poi è stata presente in tutte le corti d'Europa e oggi in tutti i musei del mondo. Come si poteva fare un'altra cosa? L'arte è il perseguimento della bellezza, e la bellezza migliora la qualità della vita, per cui il cinema, la musica e altre espressioni artistiche hanno diritto di ospitalità in questo contenitore, chiamiamolo così, che è brutto, ma comunque. Perché è stata scelta proprio la figura di Vittorio Sgarbi, che comunque è una persona alquanto contrastata, amata da tanti e un po' meno da altri? È stata scelta come personaggio simbolo per inaugurare questo festival? Perché iniziamo con lui. Nel 2008 c'è stata questa poi c'è stato Strinati che curò la mostra di Caravaggio alla Scuderia del Quirinale, c'è stato Durante che curò la mostra sul futurismo sempre alla Scuderia del Quirinale, e poi l'interruzione, e ora ricominciamo con lui. Dove vuole arrivare questo festival? Io spero in alto, spero che Benigni, e Morricone, altre espressioni artistiche italiane vengano qui a vedere questa meraviglia, non tanto il paese, l'arte che lo circonda e queste magnifiche montagne.
Da sottolineare, aggiunge Alessia Di Stefano della segreteria organizzativa del festival, la partecipazione dell'Anfas Onlus di Vasto con Abilitarte. Ragazzi diversamente abili e migranti si sono cimentati nella realizzazione di opere in ceramiche per raccontare l'arte come formidabile mezzo di integrazione sociale. Vediamo una attività, un fervore da parte di tutti, domande e poi vedete la piazza piena, è una cosa veramente meravigliosa, una risposta, collaborazione da tutte le parti. Speriamo di innalzare ancora di più il nome di Castelli, cercare di riportarlo ai fasti di un tempo, cercare di eguagliare in un qualche modo i festival della letteratura, della filosofia, della poesia, delle altre città d'Italia e in un qualche modo quindi di riprendere il posto che a Castelli spetta al vertice delle città culturali. Castelli è veramente un mondo ricchissimo, abbiamo una natura incontaminata che si offre agli appassionati di questo settore e poi gastronomia, arte in tutte le sue forme, come detto non solo ceramica, ma passeggiate per visitare le nostre bellissime chiese e ancora i nostri musei, fotografie, veramente un mondo da esplorare in tutti i versi. Venire a Castelli per il Festival di Storia dell'Arte non solo, bisogna fare anche una scappatina al museo. Sì, perché quest'anno c'è questo deposito della collezione Giacomini che la mia famiglia ha voluto fare al museo, una collezione che qualifica le collezioni del museo già importantissime, insomma. Ma in effetti, siccome la collezione ha l'intento di documentare tutta la maiolica castellana dal 500 fino all'800, ci sono anche riempimenti di alcuni vuoti che c'erano nel museo. Delle chicche che possiamo trovare lì quali sono? Dunque, intanto c'è un vaso molto importante compendiario dell'ultimo quarto del Cinquecento, poi ci sono alcune opere di Francesco Grue, diversi pezzi di Francesco Grue molto importanti e anche di Carlo Antonio Grue. Tra l'altro c'è una piastrella con il battesimo di Cristo della quale hanno parlato tutti gli studiosi della maiolica di Castelli, perché ognuno ha trovato qualche cosa di nuovo da dire. Poi c'è una cosa singolare che non è proprio ceramica ma è terracotta dipinta, ed è il soffitto della chiesa di Santa Maria della Spina. Era una chiesetta posta tra Castelli e Isola che aveva un pavimento datato 1575 e non si sapeva che il soffitto era fatto di mattoni dipinti a tempera. Tra l'altro, siccome Santa Maria della Spina, sono rappresentati simboli della passione intervallati dai fiori di passiflora. Una cosa molto interessante e anche singolare, perché purtroppo questo soffitto è andato disperso e non si sa dove si trova attualmente. Immancabile la critica di Vittorio Sgarbi, la formazione nelle scuole è errata. Chi racconta, chi insegna storia dell'arte ha una limitata vocazione all'insegnamento. Persone che hanno l'ambizione della carriera e non l'idea di una storia dell'arte come insegnamento o illustrazione di una civiltà. Io non sopporto il disordine del mondo, allora vorrei dare dei principi. Se vogliamo fare un festival della storia dell'arte, occorre immaginarlo con un programma in cui non ci sia un solo relatore, ma ne avete ormai sei, ho capito, e in cui il palcoscenico sia un luogo in cui si vedono bene le immagini, che invece, vedete, hanno una luce che impedisce una buona lettura. Non ci sono divani, poltrone, ovvio che vi siano gli abat-jour, perché mostrano l'eccellenza della ceramica di Castelli anche oggi. Quindi occorre semplificare, ordinare, e far sì che le persone possano ascoltare un discorso veramente utile e semplice. Una cosa è quello che noi abbiamo, e una cosa sono gli storici dell'arte o gli studiosi d'arte che devono raccontarla. E quindi questo è il problema che si pone anche nella scuola probabilmente, cioè molti che stanno nella scuola hanno una limitata vocazione all'insegnamento e alla capacità di esprimere la bellezza, però.
Ma lei cosa gliene frega poi tutto questo, non ho capito. Vittorio Sgarbi rivestirà il ruolo di direttore artistico della quinta edizione del festival l'anno prossimo. Full box.